Nella Divina Commedia sfugge talvolta l'importanza decisiva della presenza celebrata e meditata della Beata Vergine Maria. La faccia che a Cristo più si somiglia. È lei che intercede per Dante smarritosi nella selva oscura dei suoi peccati, inviando Santa Lucia che a sua volta esorta Beatrice a soccorrerlo. Lo stesso poeta ci testimonia la sua devozione al nome del bel fior che invoca mane e sera. Nel Purgatorio, Maria, colei che con il suo sì permise il mistero dell'incarnazione di Cristo, è presentata come il primo esempio di virtù. Nelle sette cornici dove si purificano i sette vizi capitali, la sua umiltà viene contrapposta alla superbia, la sua magnanimità all'invidia, la sua mitezza all'ira, la sua sollecitudine all'accidia, la sua povertà all'avarizia, la sua castità alla lussuria. Ella indica alle anime e a ogni uomo la via per raggiungere la verità di sé e quindi la salvezza eterna. Ma è nel paradiso che la Madonna, il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro si inzaffira, trova la più compiuta celebrazione. Esempi suggestivi li troviamo nel già citato canto 23, nel quale Cristo è descritto come un sole che illumina un giardino fiorito, in cui la Madonna è la rosa in che il Verbo divino carne si fece. E nel canto 30, dove Maria ci appare con la luminosità dell'aurora. Nell'ultimo canto, il 33, possiamo infine meditare l'inno alla Vergine, recitato da San Bernardo, affinché la Madonna interceda per Dante e il poeta possa così giungere alla visione di Dio. Sono versi di una profondità e bellezza stupefacenti, che ci descrivono il mistero dell'incarnazione e della maternità di Maria. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Per questo la Chiesa Cattolica Latina le ha resi una preghiera che ha inserito nella sua liturgia ufficiale.